E benvenuti ragazzi miei, benvenuti in questo nuovo video. Nuovo video del cazzo fatto a mezzanotte. Io mi sono rotto le palle di fare questi video qua a mezzanotte. Ti posso dire una cosa? Quello è. No, 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 ti Perché non posso dire. l'ascolti? No, adesso tu mi devi ascoltare Vabbè, perché se ti lo devo lasci. dire una cosa. Dai, dillo qua. Ragazzi, oggi io mi sono stupito perché è successa una cosa incredibile. Money ha droppato il video horror di ieri, ok? Quello dove abbiamo visto il bambino. Sta proprio guardando. Ho chiesto 1000 commenti. Sono Ragazzi, siamo a 2000, frate. ma nei primi 5 minuti siamo arrivati a 1000 commenti. Perché da me questa cosa non succede? Vabbè, perché questi qua ma sono dei cavalli. Sono dei cavalli cheater. Ma sono dei cavalli cheater. Scommetti che adesso caccio una sfida che non la riescono a fare? Vuoi vedere, dai? Scommetti? Ma scommetti che questi ti superano i tuoi? Allora, ma infatti, ma i miei ragazzi dormono, no? Pochissimo. Ma io chiedo di commentare da me. Lui chiede da me di commentare 1000. Siamo appena a 400. No, fra, raga. Allora, ma tanto adesso faccio una sfida che nemmeno i tuoi riescono a fare. Vai. Voglio vedere se questi cavalloni qua sono veramente cavalli. Voglio vedere se siete dei duri oppure no. Che in verità mezzanotte qua di duro non c'è niente. E l'unica cosa che diventa duro è il mio culo che si stringe per le cose che raccontiamo. Ragazzi, 3000 commenti entro 24 ore. 3000. No, non ce la fanno. Ti tiro un'altra sfida. Vuoi scommettere che arrivano 5000 commenti? Non ci arrivano. Vuoi scommettere? Ah, fra, io mettiamo. Ma nemmeno 3000 ci arrivano. Fra, scommetti che 5000 commenti. Ma non ci arrivano. Sì, chi sono? Fra, robot. Attaccom scriver. Fra, vuoi vedere quanto scriviamo? Attaccom scriver. Attaccom scriver. Svegliati, assaggio. Che mi ballo quando dico queste cose. Svegliati, voglio vedere quanto. Aspetta, dov'è? Faccio vedere. Però siamo a 2000 commenti. Appunto, in 24 ore fra non ce la farà fra mai. 10 ore, 2000 commenti. Sono tanti. Sì, quanto hai detto? 3000. 3000. Vabbè, ragazzi, accontentato. Vi sfido, fatemi vedere se avete i cojones. I cojones. Vai. O cojones. Niente. E come sempre, 10.000 like. 10.000 like. 10.000 like e Money fa chiamare la troupe dei cacciatori di fantasmi. Yes, yes, yes. E perché in quel video avete ancora 24 ore. Perché questo video uscirà e quel video avrà ancora 48 ore per arrivare a 10.000. Perché noi avevamo chiesto 10.000 like. Sì, sì, sì. 48 ore, ok? Sì, bravo. Niente, quindi dobbiamo arrivare a 3000 commenti. Perché noi ci sfida, raga, 3000 commenti e 10.000 like in 48 ore. Yes. Per te, ci arriviamo e basta, ok? Perfetto. Stai. Si vedrà, raga. Io sì, cavallo. No, dai. Vabbè. Oggi l'argomento del video è molto semplice. Un altro argomento del cacchio. Ma perché non ti piace sta roba? A mezzanotte io devo parlare di questa roba, poi dopo. Fra, andiamo a dormire, tanto ragazzi. Dormi qua, ok? Io ti faccio un esempio. Tu dormi qua. Sì. Se succede qualcosa di strano, tu la tua via di fuga ce l'hai. Apri la finestra e vai. C'hai il tuo fratello vicino. Sì, ma se mi sale qualcosa sopra. Ma dai. Da dove mi butto? Dal balcone? Però non ha paura di niente, fra. Ma cosa vuoi dire? Sì, infatti, penso è mio. C'è un la finestra, fa un vaglio. E tu, fratello. Il balcone. Ascolta, scrivimi su Discord, fratello, la password, email, il canale di YouTube. Ah, tutti i canali, per favore. Sì, come... sì. Raga, vi ricordo che c'è due canali. C'è cioè quello che noi decette. Dove stanno uscendo i video col tubo? Sì. Mamma mia, ragazzi, vedi oggi che cosa è successo. Forse un casino. Dica. Le cose che devono dividere. Tu ti prendi quello. Io quello da vlog, tu quello da gaming. Perché io nel gaming non sono. Oh, ma qua nessuno si prende niente di nessuno. È tutto mio. Basta, non ci le poi vediamo, poi vediamo. Perché il disco c'è. 10.000 persone lui su Discord, eh? Sì. Discord tuo. Lasciamo, ecco. La macchina? Ah, la macchina. Fra, non è la patente. Oh, ma parlate come se sono morto sta per un like. Ah, tranquillo. Speriamo che non ci sia. Anche per quelli che stanno guardando questo video. Emin, canale da un milione. Emin, canale da un milione. Yorvi. Arrivi a un milione, scemo. Che ti mancano 30.000 iscritti. Dai, iscrivetevi, ragazzi. Iscrivetevi. Porca miseria. Andiamo avanti. Niente, l'argomento di oggi è molto semplice. Ognuno deve essere serio. Ok, vai. Non voglio cazzate, voglio la verità. Sì. Ok, non voglio che. Voglio dite quello. Se c'è una bella storia da raccontare, sono gay. Mer, sono un gamer. Ah, sono un gamer. Sono un gamer. Okay, ok. Sono un gamer, bro. What the fuck? Sono un gamer. Avevo un punto di domanda su di te. Sono un. Ti vedo fra che. C'è qualcosa. Vibri. Sì, vibri un po', fra. Sono un gamer. Vabbè, okay, sei un gamer. Sono un gamer. What the fuck? Sono un gamer. Ok, perfetto. Niente, raga. Se ci avete da raccontare una storia interessante su un paranormale. Ce l'ho. Fra, me lo ricordo. Il Marocco. Vabbè, il Marocco oggi... in fattoria da mio nonno. Ok, tu. No, io qua in Italia, sì. Qua in Italia. Sì. Io visto che, raga, io vedo sempre che Ussa è sempre isolato per le sue, raga. Ussa, uno vedi che fa i suoi vlog con le macchine, uno vedi a volte.
Però o sennò vengono per le palle facendo scherzi e basta. Oggi perché non ascoltiamo io e te un senso? Ma ognuno di noi poi dice la sua. Sì, fra, la mia tu la devi ascoltare perché qualcosa è. Ma ce ne voglio io. Anche tu dormivi. Se vi svegliavamo voi vi cagavate addosso nemmeno. Sì, fra. Okay. Allora, facciamo così. La dice per primo. Vai. Allora, ragazzi, la mia storia inizia. Io avevo 14-15 anni ed era luna di notte. C'eravamo i miei amici al parchetto, ad una certa abbiamo detto, facciamo così, andiamo allo skate park, visto che io skateavo sempre, andavo sempre in skate. Ho capito quella la storia. Siamo andati allo skate park e il punto è, vicino allo skate park c'è una casa abbandonata. Non okay? È una casa abbandonata, è l'ex scuola elementare. Che la stanno ristrutturando in questi giorni. Ah, la Madonna. Te lo giuro. E in questi giorni, mica, sono passati 20 anni, è stata abbandonata. In questi giorni la stanno ristrutturando, che ci faranno di nuovo la scuola lì dentro. Sì, un'altra scuola? Sì. Vabbè, fatto sta. Comunque vedi che c'era questa scuola abbandonata e vicino a questa scuola abbandonata ci sta un campo gigante di pannocchie, ok? C'eravamo tutti noi che stavamo andando in skate, cose così, che lì ci stanno le rampe. Finché ad una certa, parte tutto da un rincoglionito, guardava prima il campo di pannocchie e iniziato a dire, guardate regà, oh, vedo tipo una specie di animale. Ci mettiamo tutti su, però c'è questo animale, era tipo un insieme di pannocchie, ok? Quindi lì gioca molto l'immaginazione. Eravamo lì tutti concentrati a guardare sta roba, finché ad una certa lui inizia ad urlare. Ci giriamo, facciamo, cos'è successo? Vedi che lui ha visto una donna vestita di bianco che volava vicino alla finestra di questa scuola abbandonata. Fatto sta, ci siamo veramente spaventati, perché mi hanno detto, no, guarda che... C'era una donna vestita con un coso bianco. Era tutta bianca. Tutta bianca che volava. E non hai potuto notare i piedi? No. Io non l'ho vista, l'ho vista solo questo amico. Solo questo nostro amico. Però il punto mi ha detto: no, zio, cioè, qua ci stai prendendo in giro. Però c'è il terrore in faccia. Quindi ero lì, dicevo, secondo me, qua non sta scherzando. Ad un certo, un altro vedi che l'ha preso da quelli. Fa adesso se tu non stai zitto. Perché cioè, ci ha fatto proprio prendere paura. Male? Sì. Sì, abbiamo preso lo skate, abbiamo lanciato dall'altra parte perché fatto sta lo skate park era chiuso e noi abbiamo scavalcato. Ma questi sono dettagli e da lì vedi che siamo scappati via. Poi abbiamo capito, ci siamo fermati di nuovo al parchetto, abbiamo cercato di capire la situazione, però non l'abbiamo mai capita, sincero, non la volete mai capire. Ed è rimasta così, è rimasta irrisolta. Sì. Meglio così, guarda. Meglio così, guarda. Sì, 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 quelle cose non mi piacciono tantissimo a me. Oh, spero che nessuno incontri abbia esperienze abbia per esperienze così, perché ragazzi ti lasciano una traccia nella tua vita sempre, ti lasciano una traccia proprio come una cicatrice nella vita che ti rimane lì e a vita tu soffrirai di quella cosa là. Basta, dai, ascoltiamo. Non so... Ma racconta prima la tua. Non fra, io la mia spaufra. Fra, io volevo ascoltare la tua. Sì, vabbè. Allora, io vi racconto questa storia, ragazzi, wallah, vi giuro che è vero, è successa in Marocco, ok? Non mi ricordo quanti anni fa. E secondo me io andavo già alle superiori. Alle superiori io già ci andavo, ok? E in pratica io ogni volta che vado in Marocco da mia nonna, ok? Succede sempre qualcosa di strano, qualcosa di particolare, ok? Ma per loro sono cose tranquille. Allora vi dico che noi abbiamo la fattoria in Marocco, in un villaggio, se possiamo andarlo a chiamare così, un pochino sperduto. Ok, in mezzo appunto al nulla quasi, okay? C'è un villaggio con tante case che poi vedi che il villaggio si va sempre ad ingrandire sempre di più. La casa di mia nonna è una casa con fattorie e tutto quanto un pochino più al lato, ok? E sento sempre mia nonna che quando parla con le mie zie alla sera parlano un pochino a voce bassa. Okay, di determinate cose. Quando io entro in stanza così, loro li vedo tipo come se cambiano discorso, fanno finta di niente, oppure cominciano a parlare in berbero, perché io il berbero io non lo conosco. Okay? Io so pochissime parole in berbero. Per chi non lo sapesse, il berbero è una delle prime lingue, in verità è una popolazione, i berberi. Attualmente io e Ussa siamo dei berberi. Tu invece sei berbero? No, io sono marocchino proprio 100%. Duro. No, invece io e Ussa siamo berberi. I berberi sono la prima popolazione che si è insediata in Marocco un sacco di anni fa, eccetera eccetera. E di conseguenza hanno una lingua a sé, perciò loro quando non vogliono farsi capire da noi parlano in berbero, in modo che noi non gli andiamo per nulla a capire. E in pratica loro parlano sempre di alcuni argomenti che solamente loro che si capiscono a vicenda, tranne a volte quando gli sfugge qualche parola, ok? E sentivo sempre la parola appunto che diceva, che adesso io non mi ricordo, c'è un oggetto, come si chiama quell'oggetto che ci si mette dentro le erbe e poi con, cioè dentro a un contenitore e poi dopo con l'erbe. Ok, quello si chiama in marocchino così, ma in italiano come si chiama? In italiano, fratello, non c'ha nome. Vabbè, però hanno capito. No, aspetta, fra, che lo voglio cercare perché così la storia si capisce bene. Allora, trita, spezie, mortaio, ragazzi.
Mortaio si chiama? Mortaio, questo oggetto qui. Questo oggetto qui, ragazzi, si mettono dentro le spezie, ok? Che ce ne sono sia, che ci sono sia quelli piccoli, sia quelli grandi, i mortai, ok? E noi a casa, ragazzi, in fattoria in Marocco, abbiamo sempre una cosa che a volte succede. Fortunatamente in presenza mia non è mai successa, okay? Ovvero che di notte si sentono dei rumori in cucina. In cucina, in fattoria, a volte si sentono dei rumori, a volte la luce si accende, poi dopo si spegne. Okay? E non c'è nessuno, eh? Esatto, e mia nonna, anche mio zio, eccetera, eccetera, per loro sono cose normali quelle che succedono, ok? Non ci danno importanza, capito? Okay. Proprio per loro è la routine quella, sono cose che succedono in casa, ci sono dei fenomeni strani, però a cui loro non danno importanza, perché nella nostra cultura queste cose noi ci crediamo e sappiamo che ci sono, eccetera, sì, eccetera, sì, perciò sì. Di conseguenza non si ha manco quasi più quella paura, appunto, di queste cose. Magari cose per noi che abitiamo qua, che di cui non siamo abituati, magari sentiamo queste cose qua un po' di più. Ci fa effetto. Io ogni volta che mi mettevo a dormire, perché a me piace dormire in sala, ok? Dovete sapere, ragazzi, che le case in Marocco non hanno il tetto, cioè nel senso, immaginatevi tipo un solaio, ok? Grande, con al centro solamente tipo, cioè il tetto ce l'hanno, solamente che sono tipo rotonde. A modo di corridoio. Esatto, okay. A modo di corridoio, cioè sono rotonde, ok, con al centro vuoto, perciò a me piace sempre andare a dormire lì, perché guardo le stelle di notte, bellissimo, capito? Perciò sto lì e dormo con mia nonna fuori, capito? Cioè mi fa il lettino, sì, e sì. Mi metto lì a dormire. Prima di dormire, io sento sempre il rumore del mortaio, ok? Come se qualcuno... Ma un bel mortaio grosso, però tu immaginate uno tipo bello grosso così, capito? Con un bel coso che sbatti, che va sempre allo stesso ritmo, che senti dum, 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 dum. E io dico a mia nonna, ma nonna, ma chi è questo fenomeno che a quest'ora qua, che è quasi l'una, le due, è lì che fa così così? E lei mi fa, dai, dai, dormi, saranno i nostri vicini. Io dico, ma come i nostri vicini? Ma dirgli qualcosa, questi qua, pom, 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 ma sono matti, sono matti. E io ero appena arrivato, capito? Perché ero in Italia. Secondo giorno, mortaio, pom. Ma io ho detto, ma dire qualcosa, cioè ogni sera io devo sentire questa cosa. E mi fa, sì, perché lei si vede che durante la notte è più tranquilla, allora si sente buona a fare così. Ma io ho detto, ma che è sta roba qui che bussa così, boom, 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 boom. Terzo giorno, vado lì a dormire, sempre bellissime stelle, boom, 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 boom. Questa boom. Fa qualche magia. Ho detto, ma che cacchio è questa roba qua che bussa, niente. Allora, l'indomani ero con mio zio è poco più grande di me, ok? È un bro per noi. Esatto, un bro per noi, che è giovanissimo, capito? Ha tipo 8 anni più grande di me, 6, 7, 8 anni più grande di me, capito? Allora, sono lì, gli ho detto, ma i vicini che abbiamo, ma sono dei fenomeni. Mi fa, perché? E gli ho detto, beh, sono lì che di notte sento lì, bom, bom, si caccia a ridere. Mi fa, ma chi ti ha detto che sono i vicini? E io ho detto, me l'ha detto nonna ha detto che sono i vicini che fanno sta roba. E mi fa, no, non sono i vicini. Ti ha detto così per non farti paura. Quando mi ha detto così, le mie gambe sono sciolte. Capito? Mamma mia. E lì ho cominciato a collegare loro che parlano del mortaio, ok? E parlano nella lingua così io non capisco, che loro parlano in berbero. Allora gli ho detto, spiegami che cos'è questa roba. Mi fa, ad oggi, noi abbiamo capito che cosa succede, ok? Però non abbiamo mai visto niente. Mi fa, perché? Ti spiego perché. Perché tu, da dentro, guarda, fra, adesso che te lo sto raccontando, guarda qua, ho la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca, fra, guarda. Fallo vedere. Guarda, ragazzi, adesso che sto raccontando sta roba, ho la pelle d'oca, Ho la pelle d'oca. Perciò, a tutt'oggi, noi sentiamo il rumore, ok? Ma se tu esci fuori e vai dietro a casa a vedere i rumori scompare. Tu rientri in casa, il rumore... Fra, adesso che te lo sto dicendo, fra, mi sta venendo tutta la pelle d'oca, raga. Guardate qua. Mamma mia. Cioè, tu in casa senti il rumore. Ma lo senti bene, non è che dici senti... Sì, sì, sì. E dum, dum. Esci fuori... Non senti più. Non c'è il rumore. Non esiste... Sono spiegazioni che non riesce a dargli. Non esiste il rumore, non esiste questo rumore. È quello che parla normale, raga, esiste. Parla normale, esiste. Non esiste il rumore. E io ho detto a mia nonna: no, io voglio vedere sta roba qua, io voglio sentirla. Mi fa, va bene. Oh, ci siamo messi lì a letto, vado a dormire. Dum, dum.
E io gli ho detto, ma io là mi sono cagato addosso. E mi fa, dai, hai detto che volevi andare a vedere, andiamo a vedere insieme. Mi sono cagato addosso. E gli ho detto, no, mi fa, no, dai, andiamo. Ha aperto la porta, lei è uscita per prima, io sono uscito dopo di lei. Ma tu dici, è come se noi qua, dietro a questa parete, sentiamo Bea che sta magari rompendo qualcosa. Usciamo fuori, non c'è niente. Rientri dentro, riparte. Appena noi rientriamo dentro, di nuovo, dum, dum, dum. Da lì basta. No, le prime notti mi sentivo in soggezione di sta roba, infatti mi coprivo anche la testa, capito? Poi, coperta la salvezza. Poi piano piano, è come se ci fai l'abitudine. È strano da dire, perché comunque né ti succede qualcosa di male, né sono, cioè, non sono manco entità cattive, capito? Sì, e come dici, sono delle entità che, tra virgolette, abitano vicino a te, fanno robe strane, potranno mangiare, cucinare, non so che cacchio fanno, capito? Però nel chill non ti fanno del male. Non ti fanno del male, tu non fai del male a loro. Senti, però il rumore del mortaio, tu, ogni sera tu lo senti. Tranquillo tu che il mortaio ogni sera tu lo senti. Capito? Ma è diventato una roba di routine. Senti il mortaio, ma non saprai mai che cacchio esci fuori. Non c'è niente. Zero totale. Mamma mia. Però questa cosa qua, quando ho sentito la tua storia, a me mi esce fuori la storia nella stessa cosa nella mia fattoria, fra. Ma in fattoria su queste cose, sì, queste cose nelle elettriche. Sai perché? Perché essendo che c'è poca gente, il buio ti fa sentire anche di più, sì, le cose. Adesso, se tu sei in città, succede qualcosa di strano, così, sì, che cosa senti con le macchine che passano? Poi l'ambiente sono accesa. Ma le entità, tutte queste cose qua, o li trovi in posti dove proprio c'è silenzio, o posti sperduti, se no non li trovi facilmente. Sì, sì, sì. Che poi nella nostra cultura noi di che crediamo tanto alle. Che poi in verità nelle varie storie sono stati presi come il genio della lampada. Ad esempio, sì, il genio di Aladino, la favola che voi che conoscete, eccetera, eccetera, di Aladino, ovvero di Aladdin, che è il suo vero nome. Il genio, il suo vero nome non è un genio, ma è un djinn di queste entità qua. Ragazzi, niente, io vi ho fregati, non vi racconterò la mia storia. Ma perché come no? Perché la mia storia ci vuole veramente un video intero, perché è lunga, quindi uscirà un episodio dedicato solo a me. Okay. Non ve la racconto. Però se siete arrivati fino a questo punto, voglio che commentate sotto nei commenti. Col mortaio. Se siete arrivati, okay, fino a questo punto qua, in mezzo a quei 3000 commenti che non ci saranno. No, ci saranno mortaio. Sicuramente. Raggiungiamo questi 3000 commenti e raggiungiamo 5000 like, uscirà il video dove vi racconterò la mia storia, con presenza di Tecnoide, la presenza di Usa, perché è una storia molto bella, è una storia molto... Ma non possiamo registrare alle 2 del pomeriggio, tipo adesso io che ho sentito queste cose, no, mi sento già in soggezione, a salire, tu non hai sentito la mia. A salire sai cosa faccio? Accendo tutte le luci e poi dietro le chiudo, le spengo senza girarmi. Fai così. Quando devo andare in bagno, accendi, sali su, spengo io. Io ragazzi vi dico una cosa, che quando io sono qua, voglio andare in bagno su, io ogni volta devo stare lì alle strette proprio, finché non sento proprio che devo proprio smuovere. Sì, là vado con 2 telefoni, 2 torce, mi porto dietro la ragazza con cui mi sento, vado dritto fino a su. Sì, ci sei, ci sono, sono qui, tranquillo, stai tranquillo. Mamma, tu non hai idea ieri. Non mi dire che hai visto altre cose ieri. Niente, nel prossimo episodio. No, veramente? No, questa volta porterò lei. Ti giuro su Dio che faccio, metto la sua voce. Ma veramente ieri sentito qualcosa? Manderà. Però mi stai facendo paura. No, le lacrime. Ti giuro, wallah, tieni cercima che do. Prossimo video ti giuro. Arara, anche i miei occhi. Farò mandare da questa ragazza, no, farò mandare una vocale che era un videochiamata. Era un videochiamata, ti giuro, wallah. Ero alla finestra, fra, con la finestra aperta, lì che parlavo, chiedili, fra, io non ti dico niente, ma tu chiedili cosa è successo dalla finestra, il salto che io ho fatto dalla finestra, dove sono arrivato. All'indietro, mi hai chi in avanti, all'indietro. Cosa vuol dire all'indietro? Hai visto altre robe? Fra, tu non hai idea, non puoi capire te. Ti lo giuro su Dio, wallah. Glielo diciamo al prossimo video. Sì, wallah. Glielo diciamo nel prossimo. Wallah. Non faccio neanche l'outro, che adesso mi hai ricordato questa cosa. Non la faccio neanche l'outro. Ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.